Benvenuto nel quartier generale segreto della SS. Sta per Small Foot Esiste, Somari! Abbiamo setacciato l'intera montagna per trovarne uno. Oh. E quel giorno alla fine è arrivato. È uno Smallfoot. Oh, porca miseria! È uno Smallfoot! Dove è andato? Scava nella memoria! È stato spazzato via! Dal vento! Sopra le nuvole! Dove? In su? Di lato? Giù! Giù? Ma certo! Ha visto uno Smallfoot! Forse è ancora lì! Dice che è caduto dal cielo! Gary, calmati. Sai come diventi. Ci provo, ma ho tanta paura! Figlio, non può essere vero! Migo, sei bandito dal villaggio. Finché non verrai a dirci la verità. So cosa ho visto e lo dimostrerò! È tardi per ripensarci! Sì! Migo, se muori, posso avere tutti i tuoi beni terreni? Sì! Giusto, scusa, quando muori? Si scende! No, 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 no! Ai! Standing here on my own. Yeah, the first step's the hardest. You walk in and soon be alone. Ciao! Sono... Ah! No, 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 no! Ah! Ti porto a casa mia. Qui siamo in salvo, al calduccio. No! Ti prego non morire, ti prego non morire! Che bel caldo. Un momento, cosa? Wow! Come va? Caldo a puntino da tutte le parti. Oh, ehi, che succede? Hai fame? Ecco il tuo cibo. Ti prego. Intanto io proverei a condividere con voi la mia personale top 10 di gatti cinematografici preferiti, da grande gattara quale sono. Allora, al decimo posto io metto Lucifero, il gatto maligno di Cenerentola, anzi scusate, della perfida matrigna di Cenerella, dispettoso e insopportabile, come non amarlo. Al nono posto c'è la coppia di gatti siamesi di Lily e il Vagabondo, anche loro dispettosissimi ma molto molto divertenti e canterini. Ottavo posto, Sfigatto, il mitico micio dorato da Robert De Niro in Ti presento i miei, guai a toccarglielo. Un gatto molto riservato, soprattutto quando va sul WC per fare i suoi bisogni. E a differenza di tanti maschi, è capace di tirare lo scarico dopo. Bravo. Posizione numero 7, Mr. Bigglesworth, il gatto di Dottor Male, nemico di Austin Powers. È un gatto persiano, in origine, che però a causa di un processo di congelamento è diventato un gatto sfinge, completamente glabro e inaccarezzabile. Che buffo, amore lui. Al sesto posto c'è Grattastinky, il gatto di Hermione in Harry Potter. È un incrocio tra un Mitzel e si suppone un persiano. Ha le zampe storte, sembra molto malandato ed è spesso sonnacchioso. Da bravo gatto, tenerissimo. Al quinto posto metto il mitico gatto rosso che va nello spazio con Ripley in Alien, Jones. Avendo io partecipato alla parodia di Alien, sono particolarmente affezionata a Jones, che nel film fa prendere qualche spavento a padrona e compagni di navicella. Mitico Jones. Al quarto posto metto un gatto che nasce come fumetto di Jim Davis e poi gli hanno anche dedicato un film nel 2004. Lui è un gattone rosso, un po' viziatello, pigrone e amante delle lasagne. È il simpaticissimo Garfield. Al terzo posto, direttamente da Gli Aristogatti, arriva Romeo, Ermeio del Colosseo. Furbetto, charmant e simpaticissimo, non poteva non essere sul mio podio. Il secondo posto per me se lo aggiudica lo stregatto del Paese delle Meraviglie. Il suo è un sorriso che di certo rimane impresso. È molto strano, altrimenti non farebbe certo parte di quel mondo. Ed è un po' pazzeriello, impossibile non rimanerne completamente affascinati. E al primo posto c'è un gatto molto particolare, che si veste, diciamo, è un ladro misericordioso e abile combattente, ma soprattutto può avere gli occhioni più dolci e pucciosi del mondo, che farebbero capitolare chiunque. Il gatto con gli stivali, che ho amato tantissimo in Shrek e nello spin-off dedicato a lui, totalmente adorabile. Per oggi è tutto, micetti miei. Fatemi sapere nei commenti sotto quali sono i vostri attori gatti preferiti in assoluto, dai. E ricordatevi di iscrivervi e di attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati. E noi ci rivediamo presto con nuovi video. Miau!